Buonasera a tutti dal telegiornale di Toscana TV in apertura, il caso sospetto di coronavirus, una donna di 55 anni, cinese, ricoverata al San Jacopo di Pistoia, nel reparto di malattie infettive, si stanno aspettando i risultati. Intanto nelle farmacie, molte farmacie, sono stati messi dei cartelli per dire che le mascherine sono finite, che non c'è l'antivirus naturalmente, perché ancora deve essere isolato. Intanto l'assessore alla sanità regionale Saccardi ha detto, senza creare allarmismo, noi teniamo l'attenzione molto alta, ci stiamo organizzando, entro la settimana avremo una task force e tutti i nostri ospedali sono stati allertati. Il servizio, vediamo. Una donna cinese di 52 anni è stata ricoverata nel reparto malattie infettive dell'ospedale San Jacopo di Pistoia con il sospetto del coronavirus. Sono in corso gli accertamenti stabiliti dal protocollo per casi sospetti. La donna, che fa parte di una comitiva composta da 22 cittadini cinesi che si trova nel nostro paese per turismo da una decina di giorni, si è sentita male ieri sera nell'area di servizio di Serravalle sulla A11. Il bus proveniva da Firenze ed era diretto a Pisa, ma adesso il gruppo è stato fermato in un albergo di Lucca. La maggior parte dei viaggiatori, fra cui la donna, è originaria proprio della zona di Wuhan, quella da dove si è diffuso il virus. La comitiva viaggiava su un pullman polacco a noleggio. Ieri sera verso le 19 il bus si è fermato nell'area di servizio. La donna, fanno sapere dall'ASL, accusava una sintomatologia simil influenzale, con lieve rialzo febbrile. I sanitari hanno subito attivato le procedure previste dal protocollo ministeriale per questi casi. Sul posto, oltre a un'ambulanza e a un'automedica di Pistoia, sono giunte diverse pattuglie della polizia stradale. In pochi minuti si è deciso di isolare l'area di servizio in entrambe le direzioni. I due ingressi sono stati chiusi. La paziente, fanno sapere dall'ASL, è ora ricoverata nel reparto di malattie infettive del San Jacopo. Sono in corso gli accertamenti, le terapie del caso e anche l'indagine epidemiologica per capire se la donna, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, era già presente in Italia. In caso affermativo, i sanitari procederanno ad effettuare gli esami indicati dal Ministero, inviando i campioni biologici all'Istituto Superiore di Sanità. E intanto i voli privati dalla Cina in arrivo in Italia atterreranno negli scali sanitari, lo riferisce il Ministero della Salute dopo l'incontro odierno della Task Force Coronavirus. In particolare è stato deciso di convogliare verso l'aeroporto sanitario di Roma Fiumicino gli eventuali voli privati in arrivo dalla Cina destinati allo scalo di Ciampino. Si sta procedendo per estendere la stessa misura agli altri aeroporti italiani e consentire l'atterraggio dei voli dalla Cina solo a Roma Fiumicino e Milano Malpensa. E torniamo a parlare del giorno della memoria. Oggi in Consiglio regionale c'è stata una riflessione sulla Shoah, una particolare lezione di chimica del rettore Luigi Dei proprio su questo fronte, capirete perché, e la testimonianza di Tatiana Bucci. Tutti i dettagli in questo servizio di Chiara Valentini, vediamo. Oggi come oggi il problema che io vedo più grosso e anche nel futuro è quello di dover testimoniare senza più i testimoni, e quindi dobbiamo studiare nuove forme. Credo che dobbiamo sorprendere con gli strumenti della cultura ma anche della curiosità. Il rettore dell'Università di Firenze è un chimico ed è con la chimica che ha tenuto desta l'attenzione di consiglieri e autorità durante la seduta solenne del Consiglio regionale dedicata al giorno della memoria attraverso la lezione che propone normalmente agli studenti. Una rilettura con gli occhi del chimico del racconto Cerio di Primo Levi, uno dei 21 racconti del sistema periodico. Perché anche Primo Levi era un chimico e alla chimica attribuiva parte della sua sopravvivenza. Vivenza ad Auschwitz. Dei, attraverso le parole dello scrittore, ricostruisce gli esperimenti fatti nel lager per cercare di placare i morsi della fame, quando bruciava le candele per ricavarne grasso, le frittelle di cellulosa o il tentativo di nutrirsi di glicerina dal quale ottenne spasmi intestinali, ma soprattutto la scoperta di alcuni cilindri senza etichetta che si rivelarono essere di cerio ferro. Insieme al caro amico Alberto, grazie alle loro conoscenze chimiche e all'ingegno che anche nei momenti di disperazione accompagna l'uomo, ne ricavarono un commercio di accendini in cambio di una razione di pane, in cambio di un giorno di vita.
Due mesi di vita per me, due per Alberto, scrive Levi. Era novembre, il campo verrà liberato a fine gennaio. Ci avrebbe liberato il cerio, si legge nel racconto, e dopo la lezione di Day si capisce perché. La storia racconta che Levi si ammalò di scarlattina e Alberto no, la sua vita finì nella marcia della morte e di lui non resta traccia, ricorda Levi. Come traccia non restava di Sergio, il cugino delle sorelle Bucci, tradito dalla subdola domanda di Mengele che aveva bisogno di cavie. Chi vuole rivedere la propria mamma faccia un passo avanti. Lo racconta ancora Tatiana Bucci, che è in aula. E a quella domanda rispose no, come la sorella, ma non Sergio, che finì con altri bambini, sperimentato tra atroci sofferenze e barbaramente ucciso. Fu un giornalista tedesco a scoprire la storia, a far condannare i colpevoli. Tatiana Bucci ha ricevuto dal Consiglio la medaglia del Pegaso, come avverrà per Liliana Segre, che chiuderà in Toscana i suoi 30 anni di testimonianza. Sono tra i pochi testimoni rimasti e le loro parole sono più potenti di ogni libro. Quando anche io me ne andrò, conclude Tatiana Bucci, sarò più felice se vedrò che anche gli italiani, come hanno fatto i tedeschi più di noi, avranno fatto i conti con il loro passato e le loro responsabilità. E pensate, c'è chi diceva che con la cultura non si mangia, non solo si mangia, ma può anche salvare la vita. Ma quando si parla di Shoah non è soltanto memoria, ma anche conoscenza della storia. Vediamo. Professore, lei tra le molte cose che ha detto ai ragazzi ha anche ricordato le responsabilità italiane che poi portarono al disastro, quasi crearono un modello per la Shoah. Sì, è un luogo comune e noi italiani siamo fuori, no, da questa storia, invece no, perché nel 1930 in Libia noi ci siamo macchiati degli stessi crimini che ha fatto Hitler, su una scala più ridotta, e questo è stato dimenticato perché l'abbiamo fatto in Libia, cioè in una colonia, è quello che allora si faceva in Africa, non è che inglesi o francesi fossero meglio di noi, però c'erano un doppio standard, no? Nelle colonie si poteva prendersi delle libertà che magari in Europa non si potevano fare, però noi in Libia abbiamo messo in atto rastrellamenti di popolazione civile, deportazioni, campi di concentramento e esecuzioni capitali, quindi in sostanza il modello che poi Hitler replicherà su scala più vasta gliel'abbiamo dato noi italiani. Che cos'è il crimine contro l'umanità, un concetto inventato al processo di Norimberga? Sì, fu inventato allora proprio per reagire a quello che era successo, e quindi è un crimine che non conosce confini e quindi appartiene al diritto internazionale e punisce i responsabili del tentativo di eliminare in tutto o in parte qualsiasi gruppo umano, quindi politico, religioso, razziale, linguistico, culturale, che compone l'umanità. Perché diciamo è un crimine, un attentato contro la biodiversità, possiamo usare questo termine, di solito riferiamo alla natura, anche per il genere umano. C'è un altro fattore che fu fondamentale all'epoca, ma lo ritroviamo in maniera chiarissima anche oggi, quello di capro espiatorio. Questo è un meccanismo psicologico sempre presente anche nella vita di tutti i giorni, cioè è molto più facile dare la colpa a qualcuno piuttosto che interrogarsi sulle ragioni reali, no? Ci sono anche il memoriale di Auschwitz, il museo del ciclismo Gino Bartali e il museo Zeffirelli tra i luoghi visitabili il 2 febbraio a Firenze in occasione della Domenica Metropolitana Fiorentina, quindi un'occasione da non perdere sicuramente. Ora la cronaca: sbagliò stazione e scese dal treno, se ne rese conto, quindi tentò di risalire sullo stesso convoglio che però aveva ripreso la corsa, e così 8 giorni dopo i familiari hanno ritrovato il cadavere in un fosso, in un fossato vicino a Pescia, siamo nella provincia di Pistoia, dell'albanese di 58 anni dato per scomparso il 19 gennaio e per cui si erano attivate le ricerche. E partorì in casa e occultò il cadavere del neonato. La donna è stata condannata a 2 anni a Firenze, stessa pena anche per la madre della donna. Non si sa se il bambino è nato vivo oppure è morto poco dopo, perché il cadavere del bambino non è stato ritrovato. E andiamo a Piombino, torniamo a parlare dell'acciaio. Al via lo sciopero della fame, il presidio dopo il rinvio del piano industriale. Rossi e sindaco dicono ministro Patuanelli 5. Contro il servizio di Gigliola Caridi, vediamo. È iniziato questa mattina lo sciopero della fame e il presidio permanente di alcuni dipendenti dell'acciaieria ex Aferpi di Piombino dopo il rinvio da parte della proprietà JSW Steel Italy della presentazione del piano industriale che era atteso il 24 gennaio. Intanto
La Regione Toscana e il Comune di Piombino chiedono un incontro urgente al Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, preoccupati per la richiesta di proroga di 4 mesi da parte di JSW Steel Italy per la presentazione della seconda fase del piano industriale, quella per la produzione di acciaio basata su tecnologie sostenibili. Il Presidente della Regione, Enrico Rossi, e il Sindaco di Piombino, Francesco Ferrari, chiedono al Ministro di poter valutare la situazione e soprattutto precisare le modalità e i tempi con cui dare seguito agli impegni istituzionali assunti, ad oggi più che mai necessari per il futuro dell'unico produttore italiano di acciai lunghi. JSW Steel Italy, con la richiesta della proroga di 4 mesi, ha suscitato l'unanime reazione negativa di sindacati e istituzioni locali. Non è andata dunque come sembrava far sperare l'ultimo incontro al Ministero. A distanza di 18 mesi dall'acquisto di Aferpi, JSW non è stata in grado di sciogliere il nodo fondamentale, la realizzazione di un'acciaieria elettrica in sostituzione dell'alto forno, ormai fuori uso dall'aprile del 2014, e la ripresa della produzione diretta di acciaio. L'azienda nel frattempo continua a perdere soldi. Nel 2019, secondo indiscrezioni interne autorevoli, ha perso circa 20 milioni. Non manca solo lo studio di fattibilità di un'acciaieria elettrica, dunque, ma anche 18 milioni di investimenti promessi sui laminatori, su quali l'azienda ha effettuato per il momento solo interventi tampone. La reazione dei sindacati è dura anche nei confronti del governo. È l'ennesimo ministro dello sviluppo economico che snoba l'avvertenza del polo siderurgico di Piombino, sostengono, delegata alla scarsa attenzione del vice capo di gabinetto. Pronta la risposta del ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, che ha detto: di fronte a chi non rispetta un piano industriale, noi ne prendiamo atto, siamo propensi a trovare le soluzioni, ma non abbiamo strumenti per obbligare nessuno a far ciò che aveva previsto nel piano industriale. La Corte di Appello di Firenze ha riformulato la condanna di primo grado contro un 42enne accusato di aver abusato di 2 ragazze mentre le sottoponeva a massaggi, alzando la pena a 1 anno e 6 mesi, inflitto all'imputato in primo grado a 5 anni e 6 mesi. L'uomo è stato condannato per violenza sessuale a ragazze che aveva contattato con la scusa di realizzare un video promozionale da diffondere nei centri benessere, addirittura le aveva anche narcotizzate. Truffa milionaria ai danni dell'ex calciatore Gamberini, condannati 2 imprenditori e un funzionario di banca. Tutti i dettagli in questo servizio di Nadia Tarantino, vediamo. Lo convinsero a investire in un fondo obbligazionario, 1 milione di euro che ogni anno sarebbe cresciuto del 3%. Un'operazione di facciata che nascondeva ben altro, ma Alessandro Gamberini, ex difensore di Fiorentina, Napoli, Genoa, Chievo e della Nazionale, se ne rese conto tardi, quando ormai i suoi soldi erano già serviti come garanzia per nuove linee di credito a favore dei fratelli Filippo e Alessio Paoli, imprenditori in grande crisi e all'epoca dei fatti, 2011, amici del calciatore. Oggi i 2 difesi dall'avvocato Guarducci sono stati condannati a 1 anno e 6 mesi di reclusione per truffa e tentata truffa aggravata. Il Tribunale di Prato ha accolto integralmente la richiesta del pubblico ministero Laura Canovai. Condanna più lieve, 1 anno di reclusione pena sospesa per Stefano Magnani, ex bancario della filiale di San Giusto del Credito Cooperativo di Vignole, a processo con le stesse accuse e difeso dagli avvocati Davirro e Colomeiciuk. A Alessandro Gamberini, costituito parte civile solo nei confronti di quelli che, nel corso della sofferta testimonianza davanti al giudice, definì una seconda famiglia, è stata riconosciuta una provvisionale di 765.000 euro. In sostanza, la differenza tra il milione versato come pegno a favore dei Paoli e i circa 270.000 euro che la banca restituì nel 2015 quale risarcimento, a patto di non avanzare ulteriori pretese se l'inchiesta già in corso fosse sfociata in un processo. L'ex calciatore fu raggirato, si fidò della proposta fatta dagli amici con i quali aveva anche qualche affare in comune, firmò il contratto che il bancario gli sottopose senza però capire che non erano le carte per investire i suoi risparmi, bensì quelle per un pegno a garanzia della posizione debitoria dei Paoli. Lo stesso fece con il contratto per una seconda operazione, una fideiussione da 620.000 euro, ulteriore impegno a favore degli amici. Fideiussione che venne azionata qualche tempo dopo, quando gli affari degli imprenditori naufragarono.
naufragarono definitivamente e a Gamberini arrivò un decreto ingiuntivo che gli fece aprire gli occhi, ma intanto il milione di euro non c'era più e solo grazie all'opposizione in sede civile riuscì a salvare l'importo della seconda operazione. Le indagini hanno consentito di appurare che la firma dell'ex calciatore compariva solo nell'ultima pagina sia del contratto per il pegno che di quello per la fideiussione, mentre la norma bancaria stabilisce che tutte le pagine devono essere firmate, cosa che fu regolarmente fatta soltanto per il contratto di accensione del conto corrente, un aspetto questo sul quale il pubblico ministero ha insistito molto. E dopo le elezioni dell'Emilia-Romagna e della Calabria, il punto con il Movimento 5 Stelle, una disfatta anche in vista delle prossime elezioni che si terranno in Toscana, la riflessione è che per il Movimento 5 Stelle è in salita. Vediamo. Ma noi abbiamo imparato a rialzarci ogni volta che arriva un esito negativo, quindi questa è una grande lezione che abbiamo imparato in questi 5 anni, in questa esperienza al governo e in Parlamento, perché dobbiamo continuare a credere nel progetto, forti delle nostre idee, lavorando sui temi a fianco dei territori, dialogando con tutti, con i portatori di interesse, le imprese, le associazioni di categoria, possiamo avere un futuro come movimento. Chiaramente la strada è in salita, non è facile, è una situazione molto delicata anche politicamente, c'è una grande disaffezione della gente alla politica in generale, dobbiamo tornare a parlare delle cose concrete che riguardano la vita quotidiana dei cittadini e soprattutto dare delle risposte credibili. Il ruolo del facilitatore regionale che per votazione ricoprirò io per i prossimi anni svolgerà proprio questa funzione, cioè parlare con tutti i portatori di interessi per poi fare una sintesi politica. A marzo agli stati generali del Movimento 5 Stelle una delle questioni sarà anche se il movimento alle regionali, tra cui toscane, dovrà andare o no col PD oppure da solo. Voi avete detto andremo da soli, però con questi numeri, se si confermano i numeri in Toscana come in Emilia Romagna, rischiate di non entrare in consiglio regionale. Chiaramente la nostra non è una scelta di convenienza o per una poltrona in più, dobbiamo fare una scelta per i nostri ideali, capire se effettivamente i nostri ideali sono condivisi anche da altre forze politiche. A marzo faremo questa grande assemblea nazionale, questa riunione, e troveremo sicuramente una strada condivisa, quindi sono anche molto ottimista comunque. E alle prossime elezioni regionali Italia Viva sarà presente proprio con delle proprie liste in Toscana, sosterrà il candidato del PD. Gianni, vediamo. Scaramelli, Renzi torna alle origini, ci sarà un camper che girerà per la Toscana, insomma la notizia è che Italia Viva sarà presente con le sue liste alle prossime regionali toscane? Sì, Italia Viva sarà presente con il proprio simbolo, sarà il primo esperimento di carattere nazionale, i nostri rappresentanti erano presenti anche in Emilia Romagna con un simbolo che però non aveva la fisicità del simbolo di Italia Viva, in Toscana invece presenteremo il nostro simbolo, sarà la prima esperienza a carattere nazionale e torniamo alle origini, saliamo su un camper, andremo in giro con Matteo Renzi per tutta la Toscana, in tutti i collegi, noi presenteremo dei candidati, uomini e donne in gran parte di provenienza civica, persone della società civile che metteranno le loro idee, la loro propria personalità a sostegno del progetto di Matteo Renzi, che è il primo soggetto politico che ha dato l'endorsement a Eugenio Giani, e quindi siamo consapevoli che Eugenio Giani sia il candidato migliore per vincere anche la Regione Toscana, lo abbiamo sempre detto e oggi lo sosteniamo convintamente, ovviamente lo sosteniamo in una coalizione molto ampia, non siamo gelosi della presenza degli altri in questa coalizione, noi partecipiamo per vincere, metteremo il nostro simbolo e siamo convinti di andare in doppia cifra e andando in doppia cifra dimostreremo che Italia Viva sarà determinante per la vittoria in Toscana a sostegno di Eugenio Giani. Lei ha detto non siamo gelosi, però è vero che un'eventuale lista del presidente Eugenio Giani potrebbe togliere voti a una lista di Italia Viva. Noi non abbiamo paura ovviamente di quelli che saranno i soggetti politici presenti in coalizione, è evidente che noi ci saremo, la presenza e l'istituzionalizzazione di un gruppo in consiglio regionale in tempi non sospetti, ormai sono già passati 3 mesi da quando siamo partiti, ci consente di avere la certezza di essere in assi di partenza, saremo in assi di partenza noi con il nostro simbolo, possiamo dare questa certezza e la campagna elettorale inizierà con il camper che in questa settimana andremo a ritirare proprio nel territorio senese. È una riflessione proprio sulle elezioni regionali anche da parte del sindaco di Grosseto, Vivarelli, vediamo. Dopo le elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria era stato detto che il centrodestra toscano avrebbe scelto il proprio candidato per le regionali. Ma a che punto siamo? Lo abbiamo chiesto al sindaco di Grosseto, Anton Francesco Vivarelli Colonna. Ma io purtroppo, non dipendendo da me, non glielo posso dire. Sicuramente l'esito di queste elezioni conferma la grande potenza, la grande forza del centrodestra anche in Emilia-Romagna, dove sicuramente la vittoria era un qualche cosa di molto difficilmente attuabile.
attuabile, essendo una regione rossa per eccellenza, dove però abbiamo visto, a prescindere dal voto disgiunto, un centrodestra pareggiare nei confronti di un centrosinistra. Sicuramente il governatore uscente ha approfittato del voto disgiunto e si è vergognato durante tutta la sua campagna elettorale della sua appartenenza al PD, che rispetto a 5 anni fa perde oltre 10 punti percentuali, mentre in Calabria abbiamo avuto una perdita da parte del PD di oltre il 30% rispetto a 5 anni precedenti, una stragrande vittoria del centrodestra e quindi un governatore donna sicuramente all'altezza delle sfide. Non vedo assolutamente nessuna sconfitta, vedo anzi una quasi vittoria in Emilia Romagna e una stragrande vittoria in Calabria. Abbiamo rischiato di vincere anche in Emilia Romagna. La Lega ha detto che entro il 15 di febbraio deve venire fuori assolutamente il nome del candidato per la regione toscana, però è stato ribadito anche che deve essere posizionato naturalmente sulla Lega. Che cosa risponde? Ma io rispondo che faccio umilmente e molto orgogliosamente il mio compito di sindaco della città di Grosseto, continuo a farlo, so che il mio nome è aleggiato, so che tante volte si è parlato di me, cosa faranno i partiti a livello nazionale non mi è dato di sapere, certamente un auspicio è che il candidato venga scelto il prima possibile, perché comunque sia la necessità di percorrere il territorio molto vasto, che altro candidato del PD già da oltre 3 anni viene percorso in lungo e in largo, è una necessità importante. Noi comunque abbiamo la forza di un programma vero, la necessità di un cambiamento reale, che già di per sé rappresenta un elemento di innovazione dopo 50 anni di governo monocolore, che sicuramente adesso ha bisogno di essere svecchiato e di essere cambiato. È stato detto che intorno a metà febbraio ci dovrebbe essere annunciato il candidato che correrà alle prossime elezioni regionali per il centrodestra. Vedremo. Intanto divieto di utilizzo di acqua per uso potabile dai pozzi privati presenti in un'area compresa entro un raggio di 300 metri a nord e a 500 metri a sud dell'ex discarica Bulicata. Siamo a Pistoia. Lo ha emesso il comune in via cautelativa a tutela della salute pubblica. Torniamo a Firenze, la protesta di una negoziante di via Maragliano, rischio la chiusura del negozio, il marciapiede coperto dalla spazzatura. Rachele Campi, vediamo. Lei è Deborah Stiaccini, commerciante. Da 4 anni ha aperto la sua attività in via Maragliano, nel quartiere di San Jacopino a Firenze, e da pochi mesi sta vivendo un incubo. I cassonetti che prima si trovavano poco distante in via Pacini sono stati spostati davanti al suo negozio e l'inciviltà la fa da padrona. Questa mattina troviamo solo un pezzo di una cucina, ma altri giorni il marciapiede diventa impraticabile, come dimostrano queste foto. Tutte le notti vengono scaricati rifiuti ingombranti. Non solo, i cassonetti vengono ricoperti da sacchi dell'immondizia, quindi maleodoranti, abbiamo l'umido proprio qui davanti, d'estate non ci si sta dall'odore, da quello che si sprigiona. Noi abbiamo avuto anche i topi la scorsa estate in negozio e qui davanti è considerato proprio una discarica. Io non so quello che succede la notte, però viene scaricato di tutto, anche l'Eternit, anche arredi, materassi, di tutto, senza, è diventata una giungla. Sul marciapiede non si cammina. La denuncia è stata accolta anche dal Comitato Cittadini Attivi San Jacopino. Noi non ci arrendiamo, andiamo avanti, anche per rispetto sia per la gente virtuosa del quartiere che paga tutto e fa la differenziata come si deve. Avete chiesto aiuto al comune? Più volte, ma qui nessuno sente, nessuno ascolta, forse ascolta, ma non c'è nessuna risposta fattiva, perché comunque non c'è nessun controllo, tranne che ogni tanto i vigili che passano e prendono atto, però una risposta fattiva alle nostre richieste e segnalazioni, niente. Io non lo so, finché si riesce a stare aperti, sì, staremo aperti, se poi non ce la faremo più, toccherà tirar giù il bandone. Con il telegiornale mi fermo qui, grazie per averci seguito. Vi lascio a Massimiliano Martini per lo sport, arrivederci.